Amici di Caccia e Pesca, eccoci qua di nuovo per una nuova puntata di Reality Fishing. Oggi andremo in compagnia di Daniele Macis e Gianluca Sulas a caccia di spigole in laguna. Lo faremo sia dalla barca sia in wading. Sta iniziando la stagione delle spigole, la temperatura dell'acqua ancora non è al top, per cui vedremo che cosa verrà fuori, però ci sono delle condizioni meteoclimatiche molto intriganti. La pressione sta andando giù, stanno arrivando le prime precipitazioni autunnali e soprattutto sta arrivando un fronte freddo di bassa pressione, e questo pensiamo che possa incidere sul comportamento della spigola. Questo va unito al fatto che in questo periodo le spigole iniziano la loro migrazione verso i siti di riproduzione. Quindi le lagune, ma così come le foci, così come il sottocosta, sono dei siti dove le spigole si radunano prima del periodo riproduttivo, che avviene, come sapete, fra dicembre e febbraio. In questo periodo normalmente si trovano spigole di branco, pesci spesso non di taglia, però può essere molto divertente, anche perché non fa molto freddo e abbiamo la possibilità di provare in laguna una tipologia di pesca molto diversa da quella che si effettua in scogliera. Bella, nervosa, presa giusto in punta di labbro. Adesso la tiriamo su di peso. No! Oh, sulla matta! Non fa nulla, vabbè. Va bene lo stesso.